Buonasera a tutti e benvenuti a questa edizione del nostro giornale. 50 anni dall'inizio del dialogo tra la Chiesa Cattolica e quella anglicana. Una ricorrenza significativa nel segno del dialogo e dell'incontro. Pochi minuti fa i due primati delle rispettive chiese, Papa Francesco e Justin Welby, si sono raccolti in preghiera insieme recitando i Vespri a San Gregorio al Celio e condividendo concretamente le difficoltà e le gioie del ministero e promuovendo l'unità della famiglia cristiana e della famiglia umana che ci riavviciniamo gli uni agli altri, ha detto Papa Francesco. Ma colleghiamoci in diretta con Cristiana Caricato per il racconto di questo momento di preghiera e per l'intensa giornata del Papa. Buonasera Cristiana. Sì, buonasera, una giornata davvero intensa quella di Papa Francesco che poco fa qui a San Gregorio al Celio ha compiuto l'ultimo atto della sua agenda, che Dio ci conceda di procedere in un ecumenismo audace e reale. Questa l'invocazione di Papa Francesco alla fine di una celebrazione spettacolare che si è tenuta proprio qui, la celebrazione dei Vespri, insieme al primate della Chiesa anglicana, l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Un appuntamento in occasione dei 50 anni dall'incontro tra il beato Paolo VI e l'allora arcivescovo di Canterbury, Michael Ramsay. Era il 1966 e si trattava del primo incontro tra Roma e Londra e il primate della comunione anglicana dai tempi della Riforma. Un incontro che segnò l'avvio del dialogo ufficiale tra le due chiese dopo il concilio e che Paolo VI volle fosse accompagnato anche da un gesto concreto, la nascita del centro anglicano qui a Roma. Tutto questo è stato ricordato all'interno della chiesa alle mie spalle, che è il luogo da cui Gregorio Magno mandò nel 597 il monaco Agostino e 40 monaci a evangelizzare la Britannia, un luogo simbolico dove questa sera si sono ritrovati ancora Francesco e Justin Welby per testimoniare non solo 50 anni di riflessione teologica comune per superare le differenze, ma soprattutto per guardare avanti e, come ha detto il Papa, fare in modo di dissipare le nuvole e la caligine che in qualche modo hanno ostacolato l'amicizia tra la Chiesa, tra le due chiese sorelle, la caligine dell'incomprensione e del sospetto, ha detto il Papa, le nuvole scure dei dissensi e delle controversie che si sono formate, lo ha ricordato, non solo per motivi teologici ma anche forse soprattutto per ragioni storiche. E naturalmente è stata firmata anche una dichiarazione congiunta, come già avvenne nel 1966, una dichiarazione che, pur riconoscendo la distanza purtroppo aumentata anche da alcune decisioni prese dalla comunione anglicana, come l'ordinazione delle donne e le posizioni assunte in questioni di materia etica e sessuale, ebbene, nonostante questo, la via indicata è quella dell'ecumenismo della carità, vale a dire un impegno, una testimonianza comune di fronte ai bisogni dell'uomo che vada incontro ai poveri, al bisogno di pace, ai rifugiati, a tutti coloro che insomma hanno chiedono una solidarietà reale. E questo è quello che è avvenuto qui pochi minuti fa, ma facciamo un passo indietro. La mattinata del Papa era iniziata con l'udienza generale in piazza San Pietro. Anche qui il Papa aveva espresso un ringraziamento, in qualche modo anche l'udienza è stata segnata dall'ansia ecumenica. Il Papa ha ringraziato infatti Ilia II, il Cattolicos della Chiesa Apostolica Armena, che solo pochi giorni fa lo ha accolto all'aeroporto nonostante l'età avanzata per accompagnarlo nella prima tappa del suo secondo viaggio in Caucaso. Udienza dedicata interamente al viaggio compiuto in Georgia e Azerbaigian, dove il Papa ha rievocato i momenti più intensi ma anche sottolineato i risultati anche ecumenici raggiunti. Sentiamo il servizio di Francesco Durante.
Due paesi con radici storiche, culturali e religiose molto antiche, che ora però stanno vivendo una fase nuova, incontrando parecchie difficoltà nei vari ambiti della vita sociale. Sono la Georgia e l'Azerbaigian, mete dell'ultimo viaggio apostolico di Papa Francesco, ripercorso all'udienza generale del mercoledì. Un viaggio che è stato il completamento di quello effettuato a giugno in Armenia e che ha consentito al Pontefice di realizzare il progetto di visitare i tre paesi caucasici. Per confermare la Chiesa cattolica che vive in essi e per incoraggiare il cammino di quelle popolazioni verso la pace e la fraternità. La Chiesa cattolica presente in questi paesi ha la missione di collaborare con le altre chiese e comunità cristiane, in dialogo con le altre comunità religiose, ha affermato il Papa, che ha ringraziato in particolare lo sceicco dei musulmani del Caucaso ed il patriarca di tutta la Georgia, Ilia II. La sua testimonianza, ha confidato Francesco, mi ha fatto tanto bene al cuore e all'anima. Incontri commoventi, soprattutto quello avvenuto nella cattedrale patriarcale, dove si venera la reliquia della tunica di Cristo, simbolo dell'unità della Chiesa. E se in Georgia la missione della Chiesa, che non è mai proselitismo, passa attraverso la collaborazione con gli ortodossi, maggioranza della popolazione, in Azerbaigian, stragrande maggioranza musulmana, la piccola comunità cattolica è chiamata a cercare l'incontro e il dialogo con tutti coloro che credono in Dio per costruire insieme un mondo più giusto e fraterno. In tale prospettiva, rivolgendomi alle autorità azere, ho auspicato che le questioni aperte possano trovare buone soluzioni e tutte le popolazioni caucasiche vivano nella pace e nel rispetto reciproco. Dio benedica l'Armenia, la Georgia e l'Azerbaigian e accompagni il cammino del suo popolo santo pellegrino in quei paesi. E Papa Francesco ha raggiunto il San Gregorio al Cielo insieme al primate anglicano Justin Welby, perché entrambi avevano partecipato all'apertura in Vaticano della conferenza globale Fede e Sport. Presente il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, anche il presidente del comitato olimpionico Thomas Bach, e poi il primate, come abbiamo detto, anglicano, ha accompagnato il Papa proprio qui a San Gregorio al Cielo. In questa conferenza aperta oggi, esponenti di ogni fede, ebrei, musulmani, cattolici, anglicani, ortodossi e sportivi anche di tutto il mondo, hanno iniziato una riflessione sullo sport a servizio dell'umanità. Questo era anche il titolo di questo appuntamento organizzato dal Pontificio Consiglio della Cultura, dal CIO e dall'ONU. E il Papa ha parlato anche nel pomeriggio nell'aula Paolo VI, ricordando il valore dello sport e soprattutto il fatto che deve rimanere fuori dalle leggi del mercato. E allora vi lascio al servizio che ha preparato Giampiero Spirito, poi la linea può tornare allo studio. Al servizio dell'umanità, grandi campioni, dirigenti mondiali, autorità politiche, rappresentanti religiosi riuniti in Vaticano per la prima conferenza mondiale di sport e fede voluta dal Pontificio Consiglio della Cultura con il Comitato Olimpico Internazionale e le Nazioni Unite. Tre giorni di incontri per riaffermare i sei valori principi dello sport: compassione, rispetto, amore, illuminazione, equilibrio e gioia, testimoniati al Papa in aula Paolo VI da sei campioni, tra cui i nostri Del Piero, Bebe Vie. A tutti Papa Francesco ha ricordato il dovere di inclusione dello sport verso la disabilità e i bambini poveri ed ha lanciato una sfida. Per voi, rappresentanti dello sport e delle aziende che sponsorizzano gli eventi sportivi, la sfida è quella di mantenere la genuinità dello sport, di proteggerlo dalle manipolazioni e dallo sfruttamento commerciale. Sarebbe triste per lo sport e per l'umanità se la gente non riuscisse più a confidare nella verità dei risultati sportivi. Quindi la foto e il saluto finale. Andiamo avanti in questo incontro e vi auguro un grande successo.
Ed ora nella terra martoriata della Siria per una toccante iniziativa di pace, perché a levarsi nella irrespirabile aria dei conflitti che lacerano il paese, il grido dei bambini di Aleppo, basta con la guerra. Domani mattina 700 piccoli cristiani e musulmani si radureranno insieme per raccogliere le loro firme e presentarle ai potenti del globo. E allo stesso tempo anche la custode di Terra Santa dei francescani in un appello per fermare le bombe. E così alle responsabilità i piccoli chiamano i grandi del mondo. Nicola Ferrante. La guerra con gli occhi di un bambino. I francescani della martoriata Siria non rinunciano al sogno di pace. Domani coinvolgeranno tutti i bambini delle scuole di Damasco e soprattutto di Aleppo. Appuntamento alle 10 nei locali dei francescani delle due città siriane per disegnare la pace. Prima un disegno sui momenti brutti e di terrore, poi un altro dedicato invece alla pace. Tutti i bambini inoltre metteranno la loro firma sulla richiesta di pace ai governanti. Ci spiega meglio il senso dell'iniziativa il vicario apostolico. E domani abbiamo se la sicurezza permette, però, se è sicuro, se non sono i bombardamenti, dobbiamo che qualche scuola si è ritirata, in un locale nostro dei padri francescani, aspettiamo 600-700 bambini, e facciamo una giornata, li sensibilizziamo, li giochiamo, li diamo un t-shirt, un regalino. Sono bambini musulmani e cristiani. Prendono queste firme, i tre patriarchi della Chiesa, Siro ortodosso, greco ortodosso e cattolico, e rappresentano le istanze dei vari capi governi e delle istanze delle Nazioni Unite. In queste ore appaiono sempre più nefaste le conseguenze legate alle ambigue politiche diplomatiche di America, Russia e Nazioni Unite sulla polveriera siriana. Alla voce dei bambini di Aleppo si aggiunge allora anche quella della custodia di Terra Santa per la pace. L'idea nostra è di chiedere soprattutto ai grandi della terra e alla comunità internazionale di fare qualcosa per fermare, ecco, questa strage anche di civili e naturalmente anche di fare qualcosa per garantire la possibilità di aiutare le persone. Questo è il senso delle cosiddette zone di sicurezza. E la crisi siriana sarà di certo nell'agenda del prossimo segretario generale dell'ONU. La scelta del successore di Ban Ki-moon è caduta sull'ex premier portoghese Antonio Guterres. Lo hanno reso noto fonti diplomatiche del Consiglio di sicurezza. Dopo la sesta votazione, prima della pronuncia formale, giovedì la decisione andrà poi ratificata dall'Assemblea generale e l'ingresso in carica il prossimo 1 gennaio. Ed era in contatto con i combattenti in Siria l'uomo che ha aggredito a coltellate questa mattina due poliziotti a Bruxelles. Per gli inquirenti avanza l'accusa di un atto terrorista. Nel pomeriggio, sempre nella capitale belga, per un allarme bomba due edifici, compreso quello che ospita la procura di Bruxelles, sono stati temporaneamente evacuati a seguito di una chiamata anonima che rivelava la presenza di un ordigno. E intanto compie importanti passi in avanti l'inchiesta sugli attentati del 13 novembre a Parigi, rivendicati dall'ISIS. Dietro gli attacchi, quelli di Bruxelles, ci sarebbe un unico nucleo, lo riporta il quotidiano francese Le Monde. La prova, nero su bianco, è stata scoperta in un computer ritrovato in un bidone dell'immondizia a pochi passi da uno dei nascondigli utilizzati dagli jihadisti scoperti in Belgio a Cherbourg. E hanno cercato di raggiungere le nostre coste, ma a largo del canale di Sicilia nella notte sono stati recuperati i corpi senza vita di 28 persone. Tra lunedì e martedì soccorsi oltre 10.000 migranti. In una pagina di dolore come questa viene scritta però una riga di speranza, con le tre nuove vite nate durante la traversata in mare, come ci racconta Barbara Masulli. È un'immagine devastante, ma racconta l'inferno che vivono i migranti. Tre uomini in piedi su un gommone con addosso i giubbotti di salvataggio offerti dai soccorritori. Dietro di loro altre persone provano ad alzarsi. Sul fondo del barcone decine di corpi senza vita ammucchiati uno sull'altro, come se fossero oggetti. Per rispetto delle vittime abbiamo scelto di coprire i loro corpi.
In tutto sono 28 i morti recuperati nel canale di Sicilia la scorsa notte, morti di fame, sete o soffocamento. Nelle ultime 48 ore invece oltre 10.000 le persone salvate. Approfittando del bel tempo, infatti, in tanti decidono di sfidare il Mediterraneo. Tutti seduti, all sit down, all sit down. Ragazzi, dovete alzare il moschettone alla quello sì. Privato. Uno scenario drammatico in cui sembra non ci sia spazio per nulla di buono, e invece queste immagini parlano da sole. Tre donne hanno partorito sulla nave dattilo della Guardia Costiera mentre arrivava a Catania. I neonati stanno bene. Nel porto Etneo sono sbarcati 1.000 migranti, oltre 600 persone hanno raggiunto Messina, altre 1.000 Palermo, con la nave di Medici Senza Frontiere. Anche qui nei giorni scorsi è nata una bambina. Ho avuto il piacere di averla tra le braccia dopo appena 8 ore nata, e la bambina andava benissimo, anche la mamma, e è stata la prima a scendere dallo sbarco. Mentre gli sbarchi continuano, da Strasburgo il presidente della Commissione europea Juncker invita ad affrontare le cause delle migrazioni e propone investimenti per l'Africa, 44 miliardi di euro che con l'aiuto degli Stati membri diventerebbero 88 miliardi. Ed ora la cronaca. Si nascondeva in casa sua ma in un vano segreto il boss 54enne Antonio Pelle, conosciuto come La Mamma, capo indiscusso della cosca dell'Andrangheta Pelle Vancheddu. L'uomo è stato catturato nella sua abitazione di Benestare dagli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria. Ora dovrà scontare una pena definitiva di 20 anni e un mese di reclusione per associazione mafiosa, coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione abusiva di armi e munizioni ed evasione. Pelle era inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi stilato dal Ministero dell'Interno. Altra pagina e altri volti, ora quelli dei Vigili del Fuoco che da Amatrice raccontano l'abbraccio con Papa Francesco. Dopo la visita a sorpresa di ieri arriva così nuova forza per chi da oltre un mese è impegnato nel soccorso delle vittime e nel sostegno a superstiti e sfollati del sisma, trovando così nella loro strada nuova speranza. Da Amatrice, Maurizio Lischino. Sentire il Papa che dice: io prego per voi perché so che il vostro lavoro è pesante, so quanto pesa per voi e per le vostre famiglie. Sentire dire dal Papa: io prego per voi perché voi non facciate il vostro lavoro, perché se lo fate vuol dire che c'è un evento non positivo, è qualche cosa di particolare. Papa Francesco ieri ad Amatrice è stato di conforto anche ai Vigili del Fuoco che dal 24 agosto scorso stanno consumando le proprie mani tra le macerie per sostenere in tutto le comunità del centro Italia colpite dal sisma. Il suo grazie, ma soprattutto la sua presenza e il suo sguardo hanno toccato il cuore di tutti i Vigili del Fuoco. È un'emozione particolare, poi detto da un Vigile del Fuoco ancora di più, perché noi siamo abituati ad avere tante emozioni, l'emozione di salvare una vita umana, l'emozione di non essere arrivati in tempo, e l'emozione proprio che del Papa rimane indelebile dentro di noi, è un'emozione che rimarrà comunque nel tempo. Francesco, nel suo cammino tra le aree terremotate, ha voluto fermarsi anche nel campo dei Vigili del Fuoco a Città Reale, un fuori programma che ha sorpreso tutti, compreso il comandante che lo aveva già incontrato ad Amatrice. Torna alle ore 13, il Papa si è materializzato anche qui sotto, inaspettatamente. Sì, infatti, il Papa Francesco ci ha fatto questo regalo, perché di fatto è entrato qui, diciamo, qui alle mie spalle c'è l'entrata. L'abbiamo visto arrivare, io sono stato avvisato telefonicamente, quasi non ci credevo, e però affacciandomi ho visto la macchina del Papa, siamo scesi giù e ripeto, come uno di noi ci ha salutato in maniera calorosa, ha tenuto poi a stringere le mani tutte le persone che incontrava, e devo dire si è fatto tardi, forse siamo stati anche noi perché tutti abbiamo cercato di riuscire ad avere una fotografia col Papa, e lui si è prestato in maniera veramente, veramente, veramente carina. Con l'elezione di Franco Nembrini torna Dante Alighieri su TV 2000, e per celebrare il sommo poeta la nostra televisione assieme alla società Dante Alighieri ha promosso un incontro su come comunicare oggi i versi e la poesia di Dante per annunciare il nuovo ciclo di puntate in onda su TV 2000 a partire da lunedì alle ore 21, come ci racconta Saverio Simonelli.
Dante padre della lingua italiana, Dante poeta universale, Dante analizzato, illustrato, celebrato. Ma poi c'è il Dante montagna di commenti da scalare per legioni di studenti frastornati da sfilze di note a piedi pagina. Ma il Dante padre, che è ancora padre da amare, è quello che prova a riproporre anche TV 2000 con le performance di Franco Nembrini, che ripartiranno da lunedì sui nostri schermi, come anticipato oggi da un convegno ospitato nel sontuoso ma sobrio cortile della Dante Alighieri di Roma. C'è uno spazio per lo studioso e c'è uno spazio per il lettore, che deve essere un po' garantito. Quindi non sto dicendo che si debba leggere badando solo al suono, naturalmente, non vorrei essere frainteso, ma leggere senza appesantire questa lettura di eccessivi problemi di interpretazione. Comunicare Dante significa raccontarlo. È quel raccontare che poi suscita delle domande che ti portano a esplorare anche la mole di erudizione, il rapporto con la critica. Il comunicatore deve avere l'abilità di conciliare questi due aspetti, senza dire inesattezze scientifiche che non sarebbero giustificate, però riuscendo a far vedere qual è la attualità anche poetica, la suggestione poetica anche oggi di Dante. Vi lascio ora al posto del TG 2000 che vi porta per mano in una delle terre più belle al largo della Sicilia. 4 mesi fa un incendio divampato in più punti ha ferito l'isola di Pantelleria. Oggi la comunità si è rialzata e l'isola è diventata il primo parco nazionale di tutta la Sicilia, tornando a brillare come la perla nera del Mediterraneo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.